amici della Soundtech World, siamo qua alla presentazione ufficiale di Asus. Questo è il nuovissimo Asus Zenfone Zoom, un prodotto davvero molto interessante. Andiamo un attimino a sbloccarlo. L'esperienza del Lab Trover e dell'esperienza è la classica come lo Zenfone 2 che avete già visto nella mia passata recensione. Questo prodotto si particolarizza dal fatto che ha una camera da ben 13 megapixel stabilizzata a livello ottico, doppio flash LED, la messa a fuoco a livello laser e soprattutto uno zoom ottico da ben 3x. Andiamo a vedere un attimino come scatta le foto, perché sennò ci uccidono che prendiamo troppo tempo. Vediamo un attimino. Ok, un attimino, facciamo una foto. Facciamo una foto con lo Zenfone. Facciamo una foto con lo Zenfone 2. Andiamo a vedere un attimino come è venuta. Guardate, questo il pupazzo dista circa una cinquantina, quasi un metro e mezzo, quindi abbiamo fatto praticamente uno zoom abbastanza forte. Questa è la foto che ne è venuta fuori. Andiamo a fare un attimino un po' di zoom per vedere un attimino la qualità della messa a fuoco. Vedete che praticamente la foto non sgrana, i pixel non si vedono. Questo grazie anche sicuramente al pannello con 441 ppi, quindi nel comparto fotografico va bene. Un attimino forse da ottimizzare il comparto della correzione colori, sicuramente c'è da lavorare qua. Riprende un po' il rosa dell'acciaio, in realtà questo non era rosa ma è totalmente bianco. Adesso andiamo a vedere un attimino come scatta S6. Sorry. Questa invece è una foto scattata con S6, vedete che sicuramente c'è da lavorare sulla correzione dei colori. Come vi dicevo, il cappello qua è bianco, il lacetto è rosa, in realtà qui si va a perdere un attimino la color correction, quindi c'è sicuramente da lavorare parecchio, però le potenzialità ci sono. Infatti, come potete vedere, i pixel non si vedono, e poi per il resto l'esperienza è la stessa come quella di Zenfone 2. Quindi per questa breve preview è tutto. Una cosa non vi ho detto: lo smartphone è praticamente tutto in alluminio, vedete questa cornice tutta in alluminio che prosegue su tutto il profilo del terminale. Qua gli stacchi per le antenne, bilanciere del volume, power e il tasto di spegnimento rapido. Qui abbiamo il tasto per attivare la fotocamera in maniera rapidissima e quant'altro. Dall'altra parte invece è completamente pulito. La back cover si può rimuovere. The battery is sì, la batteria non si può rimuovere. E quindi per questa breve preview dall'IFA di Berlino è tutto. Vi ringrazio, ciao dalle Soundtech World.